Voi la fareste una colazione così? Fatemelo sapere nei commenti. Stamattina si mangia vietnamita. Sono a Kyoto, in un albergo, dai Roinet, e stamattina la colazione, più che una colazione, un pranzo, insomma, ecco, guardate qua che roba. Sono su lungo la strada, stazione di Kyoto, qua giù in fondo. Qui abbiamo il pho, che è una zuppa con queste specie di noodle, col pollo. Poi abbiamo il pollo con la salsa di curry e cocco. Poi il riso, buono cavolo. La zuppa di miso con della roba che ci ho messo dentro e una bella insalata. Questa è la sala. E sono qua perché praticamente ho appena finito un Japo Tour. Ovviamente Yuri non c'è stamattina. Torno a Tokyo lunedì, quindi lunedì prossimo poi ci saranno anche altri video con lei a colazione, per esempio, eccetera. Da oggi vado 2 giorni a Osaka e torno a casa appunto lunedì. Quindi da lunedì prossimo torno a Tokyo per un po', perché poi riparto quasi subito, 10 giorni dopo. Ma andremo anche in campagna. Comunque, andiamo avanti con questa colazione. Zuppa di miso, buonissima. Questo pho che piace tanto a Yuri, con i pezzi di pollo. Ci ho messo anche il coriandolo. Lo sai che è proprio buono, veramente buono. Quando Yuri vedrà questo film, mi dirà: no, vietnamita, che gli piace tanto a lei. E a proposito del Vietnam, a giugno si va in Vietnam. Il viaggio è confermato, quindi se volete venire in Vietnam con me, trovate il link. Mi raccomando. Io non sono mai stato in Vietnam, ma ovviamente non accompagnerò io. Ci sarà appunto delle guide locali che ci porteranno in giro, ma potremo mangiare questa roba veramente. Io andrei a assaggiare questo pollo curry e cocco. Proprio buono. Mamma mia. Un po' di riso. Ho fatto il pranzo oggi. Ovviamente qui non c'è solamente il buffet vietnamita, ma c'è anche tutto il buffet internazionale, quindi con i croissant, le pastine, insomma, la frutta. Poi se volete mangiare l'uovo, il bacon, queste cose qua. C'è tutto, insomma. Questo qui è proprio buono, comunque. Il pollo al curry la mattina l'avevo mai mangiato. Sempre la prima volta. Questi noodle erano veramente buonissimi. Ma abbiamo in Vietnam, mangio tutto spiano. Anche se un po' il sapore del coriandolo un po' mi disturba. Voi la fareste una colazione così? Fatemelo sapere nei commenti. Salata la mattina ottima, eh? Succo d'arancia. Ora, quando voi avrete visto questo video, io sarò già a Osaka, dove farò altri video. È l'unica occasione che ho per mangiare la verdura la mattina. Sono i peperoni, insalata. Veramente ho fatto pranzo oggi, eh? Una cosa che la colazione non mangia pranzo. Colazione, questi alberghi infatti non li faccio quasi mai. Lo faccio oggi perché vietnamita volevo farvi vedere, ma mangio sempre troppo. Perlomeno non mi so trattenere e mangio sempre troppo. Ottima l'insalata di mattina. Colazione dei campioni. Però vedete che c'è tutto, l'insalata che ho preso. Qui ci sono il bacon con le salsicce, il curry, le patatine, credo anche l'uovo da qualche parte, ma non lo so. Qui c'è la parte pane per chi mangia appunto croissant, panino alla marmellata, i dolci. Questo è quello che ho fatto io, vedete, allora, si prende uno di quello, si butta lì dentro, si scalda e poi dopo ci va messa la zuppa. E poi dopo va guarnito. Questo non l'ho preso perché non mi piace molto questo qui, praticamente questa specie di okayo. È una cosa che è molto porridge, famosa in tutta l'Asia, la mangiano in tutta l'Asia. Zuppa di miso, vedete qui, è tipo così, è il malefico natto, eccolo, e altre cose. E poi vabbè, qui c'è tutta l'area dei cereali, lo yogurt, succo d'arancia, eccetera, il caffè, eccetera, che adesso prendo. Finita la colazione, adesso non camera, però prima vi saluto qui fuori. Proprio qui sono al centro di Kyoto, eh. Non so se si vede anche la Kyoto Tower, perché è qui sotto. Cioè, la Kyoto Tower è proprio qui, però è oscurata da Yodobashi Camera. Chi è qui? No, non si vede, è qui dietro la Kyoto Tower. Laggiù c'è la stazione, alle 11.34 mi pare, che vado a prendere il treno. Vi porto qui davanti all'incrocio, perché qui all'incrocio c'è un tempio bellissimo che si chiama Higashi Honganji. Higashi in giapponese vuol dire est. Questo perché? Perché c'è un tempio speculare gigantesco che è Nishi Honganji. E Nishi in giapponese vuol dire ovest. Finito un Japo Tour ieri, Japo Tour 363, è andato bene. Persone tutte simpatiche, spero che siano state bene anche loro come sono stato io. Vediamo un po'. Qui la prima volta che sono venuto in Giappone non stavo tanto lontano di qua, da qui, però si vede poco adesso, che qua c'è il sottopasso, eccolo lì, è qua giù in fondo.
Vabbè, si vede poco, vediamo se riesco a farvi vedere qualcosa laggiù in fondo, eccolo là. Ecco, questo è coperto, guarda, si vede una struttura laggiù. Va bene, grazie a tutti per aver visto la colazione vietnamita, vi aspetto in Giappone, vi aspetto in Vietnam a giugno e adesso vado ad Osaka, ci vediamo al prossimo video dal Giappone, ciao!